Un saluto cari radioascoltatori e ben connessi da Federico. Roma che esce con un punto dallo stadio Artemio Franchi, un ottimo punto perché per il gioco che ieri non si è visto tanto da parte della Roma, specialmente nel primo tempo, un po' meglio nel secondo tempo rispetto al primo ovviamente, è un ottimo risultato perché comunque adesso la Roma si trova a 3 punti dal Bologna quarto, quindi Roma che toglie un punto dalla distanza del quarto posto grazie al fatto che l'Inter ha battuto sabato scorso il Bologna per 1-0 e poi la gara antecedente a Fiorentina-Roma, ovvero quella tra Juve-Atalanta, terminata con il risultato di parità, consente alla Roma di poter mantenere ancora il quinto posto, quindi un punto sopra l'Atalanta, 3 dal Bologna quarto e soprattutto mantiene 5 punti di distacco sulla Fiorentina e questa è davvero un'ottima notizia. Ma parlando della partita di ieri, è stata una Roma che soprattutto nel primo tempo non mi è piaciuta affatto, non ha giocato bene, una squadra ho visto stanca, ma anche con la difesa a 3 mi è sembrata di rivedere un po' la Roma stile Mourinho, quella ieri del primo tempo, e poi De Rossi si è trovato anche in difficoltà perché oltre ad essere in svantaggio aveva Mancini ammonito che ha rischiato di farsi espellere e per fortuna nostra così non è stato e intelligentemente decide di sostituirlo con Oisen, perché se la Roma si fosse ritrovata anche in inferiorità numerica credo che staremmo a parlare di un risultato molto più pesante già a partire dalla fine del primo tempo, per cui per il gioco che non ha espresso la Roma nel primo tempo mi ritengo di dire che la Roma è stata fortunata a trovarsi soltanto all'intervallo con il risultato di svantaggio di 1-0, ma poi è una Roma diversa quella che entra in campo nel secondo tempo, si vede che c'è stato molto lavoro da parte di De Rossi sull'atteggiamento della squadra che anche quando non gioca bene comunque riesce in qualche modo a recuperare le partite o a volte anche addirittura a ribaltarle, ma non è questa ovviamente la partita che la Roma riesce a ribaltare, ma che riesce a recuperare e a portarsi in parità grazie al colpo di testa da parte di Aguar, una Roma che dal momento in cui trova il gol migliora cercando ovviamente anche di trovare poi la rete del vantaggio, ma così non avviene perché poi la Fiorentina si rimpone nuovamente, si rende sempre pericolosa e poi dallo sviluppo di un'azione trova il gol del vantaggio e devo dire che i 2 gol ieri della Fiorentina sono 2 bei gol per come sono state costruite le azioni, ma sono ovviamente 2 disattenzioni difensive da parte della Roma e purtroppo in questa stagione si è notata molto la difficoltà difensiva da parte della Roma e quindi Fiorentina che poi si porta meritatamente in vantaggio perché ovviamente poi da quel momento in poi cerca addirittura di chiudere la partita e per poco non ci riesce perché poi da parte di Paredes che commette un'ingenuità nel confronti del suo ex compagno Belotti, l'arbitro giustamente assegna calcio di rigore alla Fiorentina, ma poi per fortuna nostra Svilar riesce a parare il rigore calciato da Biraghi e quindi al minuto 80 con 10 minuti da giocare più tutto un recupero che già si preannunciava ovviamente abbondante per le interruzioni che c'erano state durante la gara, c'è la speranza di poter riuscire a pareggiare questa partita che poi anche fortunatamente avviene perché la Roma pareggia al minuto 95 con un ottimo destro da parte di Llorente e sinceramente più che un gol da difensore quello è un gol da vero centravanti, per cui sono contentissimo di questo pareggio perché lo dico francamente, per me la Roma ieri meritava di perdere, non meritava affatto di fare un risultato positivo, per cui sono contentissimo che De Rossi sia riuscito a dare una mentalità diversa a questa squadra, un atteggiamento più da guerrieri, combattivo e anche quando non si gioca bene se si riescono a fare punti mi fa ben sperare per la lotta del quarto posto, ma adesso poi il pensiero andrà alla gara di giovedì prossimo di ritorno in Inghilterra contro il Brighton, ovviamente la Roma gode dell'ottimo vantaggio maturato allo Stadio Olimpico nella gara di andata, ovvero per 4-0, ma ovviamente non bisogna mai sottovalutare le squadre inglesi perché come ben sappiamo sono molto brave nel compiere le rimonte, soprattutto in ambito europeo, ma con De Rossi come allenatore credo che la Roma affronterà la gara nel modo giusto e per me la mentalità giusta è quella di andare a vincere anche in Inghilterra o comunque di portare a casa un pareggio o al massimo una sconfitta, ma proprio di misura per non rischiare nulla ovviamente e passare direttamente ai quarti dell'Europa League. Invece sul tema campionato, la Roma domenica prossima affronterà anche l'Olimpico e il Sassuolo
È obbligatorio vincere se si vuole mantenere ovviamente ancora il treno in corsa per la Champions League. E detto questo, io vi mando un saluto, un forte abbraccio e a presto. Ciao da Federico.